benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo a realizzare questo bellissimo progetto 3 in 1. Questo top 3 in 1 perché possiamo sia fermarci qui sotto il bianco, dove c'è il colore bianco e quindi giusto prima dell'ombelico, oppure realizzarlo così come ho fatto io, che arriva sopra ai fianchi, oppure addirittura continuare la lavorazione e realizzare un bellissimo vestitino. Si tratta di un modello molto facile e veloce da realizzare e adatto anche per chi è all'inizio con il mondo dell'uncinetto. Infatti è realizzato tutto quanto con una lavorazione maglia alta e catenella. Adesso andiamo subito a iniziare la lavorazione. Iniziamo con realizzare due triangoli con la lavorazione granny. Ho parlato di questo tipo di lavorazione in un altro video, vi lascio il link dell'info box e nelle schede. Ho sviluppato questo top per adattarlo ad ogni tipo di taglia. Ora, per andare a definire quella che è la nostra taglia, dobbiamo andare ad eseguire alcuni calcoli. Spero che riuscite a vedere. Iniziamo con andare a misurare la circonferenza toracica esattamente qui sotto il seno. Nel mio caso voglio realizzare un top per mia nipote, che ha una circonferenza toracica di 64 cm, è una bimba. Ora, questa circonferenza toracica la dovete dividere per 4 e questa la circonferenza toracica la andiamo a dividere per 4 ottenendo 16 cm. Che cosa sono questi 16 cm? Esattamente la circonferenza toracica diviso 4 e questo qui. Noi andiamo a trovare quello che è la lunghezza di un nostro triangolo, quindi andiamo a definire quella che è la base del nostro triangolo. A questo dato noi dobbiamo andare a togliere 2 cm, quindi 16 meno 2 cm e otteniamo 14 cm. Infatti il triangolo che io sono andata a realizzare è lungo 14 cm. Adesso vedete che questo qua deve essere, nella lavorazione viene ben tirato, ed è di 14 cm. Questo perché? Perché adesso noi andiamo ad unire i due triangoli, andiamo ad unire i nostri due triangoli e poi andiamo a lavorare altri due giri. Quindi quei due giri diventano 16. Prendiamo i nostri due triangoli, li unite ecco qua, poi i fili li nascondiamo all'interno della lavorazione ed ecco qua uniti i nostri triangoli. Ora prendiamo, io prendo un filo di un altro colore perché voglio farlo due colori, però voi potete anche continuare con questo qui. Prendete l'estremità del vostro del triangolo, puntate l'uncinetto, calcolate sempre 1, 2, 3 nella terza catenella, prendete il filo e andate a fare 5 catenelle e procedete alla lavorazione normalmente, quindi 5 catenelle come abbiamo fatto ad un inizio giro, 3 maglie alte all'interno dell'archetto sottostante, una catenella di separazione, 3 maglie alte,
una catenella, 3 maglie alte. Proseguite così per tutto il giro. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo ripartiti con il filo bianco e abbiamo riseguito nuovamente la sequenza per fare il triangolo granny, che era 3 maglie alte nell'archetto sottostante, una catenella, 3 maglie alte per tutto il giro. Qui nell'angolo invece abbiamo fatto 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte all'interno dello stesso archetto sottostante. Adesso siamo arrivati qui e anziché lavorare qui, che cosa facciamo? Arrivati qui per unire, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare direttamente nell'altro, nell'archetto dell'altro triangolo, così semplicemente facciamo le solite 3 catenelle, 3 maglie alte, 2 e 3, una catenella, 3 maglie alte e continuate così per tutto il giro fino all'altro estremo del triangolo. Fatto il nostro primo giro di colore bianco, ne facciamo un altro. 5 catenelle. Catenelle, 3 maglie alte all'interno dell'archetto sottostante e facciamo un altro giro con il colore bianco, seguendo sempre la stessa, ripetendo sempre la stessa sequenza: 3 maglie alte all'interno dell'archetto sottostante, una catenella, 3 maglie alte. Arrivati qui nell'angolo tra due triangoli, non dovete lavorare qui. Filo sull'uncinetto, andate direttamente, vedete, non qui, qui, direttamente qui e fate sempre le 3 maglie alte e continuate la lavorazione fino alla fine del giro. Terminato il secondo giro con il colore bianco, noi cosa abbiamo ottenuto? Due triangoli della lunghezza ciascuno di 16 centimetri, quindi per un totale di 32 centimetri. Nel momento in cui avete preso la circonferenza toracica, vi trovate esattamente con la lavorazione di questi due triangoli, trovate esattamente la metà della vostra circonferenza toracica. Quindi dovete andare a fare un numero di catenelle pari per ottenere il totale della vostra circonferenza. Penso che sono stata chiara. Nel mio caso devo andare ad eseguire 32 centimetri di catenelle. Terminato il vostro giro di catenelle, mi raccomando, mettete dritto il filo di catenelle in modo di che non vi sbagliate. Tirate bene. Così, tirate il filo dritto, non so come farvelo vedere, che il filo deve essere dritto, il filo di catenelle. Andate a prendere l'angolo in questa maniera, contate sempre 1, 2, 3 catenelle, alla terza catenella puntate ed eseguite una maglia bassissima. Ora, 3 catenelle, 1, 2 e 3. E andate a lavorare su tutta questa fila di maglie, di catenelle che abbiamo effettuato. Andate ad eseguire una maglia alta. Lavorate una maglia alta punto su punto per tutto quanto il giro. Arrivati qui,
dobbiamo andare a lavorare il davanti del nostro topo. Andiamo ad eseguire all'interno di ogni archetto 3 maglie alte, andate nell'archetto successivo senza eseguire nessuna catenella, 3 maglie alte, lavorate così ogni archetto, fate in ogni archetto che si presenta 3 maglie alte. Vedete? Non eseguite nessuna catenella, andate direttamente. Lavorate per tutto quanto il giro. Ho lavorato in ogni archetto sottostante 3 catenelle. Arrivati qui, che è l'inizio, dovremo lavorare qui. Anziché lavorare qui dentro, filo sull'uncinetto, facciamo una sola maglia alta, così al centro, e continuiamo la nostra lavorazione negli archetti successivi, sempre con 3 maglie alte. Fate semplicemente 3 maglie alte, normalmente, come se stesse a lavorare un qualunque archetto. Continuate così fino a qui. Arrivati alla fine del giro, effettuiamo una maglia bassissima. Abbiamo fatto il nostro primo giro. Ora eseguiamo cinque catenelle. Saltiamo 1-2 maglie alte, nella terza maglia alta andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1-2, nella terza maglia alta andiamo ad eseguire una maglia alta, 1-2 catenelle, contiamo 1-2 maglie alte del giro sottostante, nella terza maglia alta del giro sottostante andiamo ad eseguire una maglia alta. Procediamo con questa sequenza per tutto quanto il giro. Terminato il nostro giro, andiamo a chiudere contando 1-2-3 con una maglia bassissima. Ecco qui il nostro giro terminato. Adesso proseguite sempre facendo la stessa questa lavorazione, lavorate punto su punto, quindi fate all'inizio 5 catenelle, scusate, alziamo il lavoro effettuando 5 catenelle, filo sull'uncinetto ed effettuate una maglia alta sulla maglia alta del giro sul precedente. 2 catenelle e lavorate una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente. Continuate così per tutto quanto il giro e per la lunghezza necessaria. Ecco qui, io ho fatto 9 giri con il colore bianco, 9 giri con il colore fucsia, 2 giri ho ripreso il colore bianco perché adesso ho fatto un altro giro con il colore fucsia e andrò a fare un altro giro per fare con un ventaglietto per fare un piccolo bordino.
volete sapere in centimetri? Andiamo a misurare. Sono 18 centimetri. Ho misurato da qui, sono 18 centimetri. Adesso vado a fare, andiamo a fare il nostro bordino. Come ho detto all'inizio, questo è un tipo di modello molto versatile, perché possiamo, in realtà, con questo modello possiamo fare tre capi di abbigliamento, ossia possiamo fare un piccolo top, oppure possiamo fare una canotta un po' più lunga, oppure addirittura andare a realizzare un vero e proprio vestitino. Allora, riprendiamo il nostro uncinetto, ci portiamo al centro del nostro archetto, andiamo ad eseguire una catenella e facciamo 2, 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Catenelle, poi 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Andiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa. Nell'archetto successivo 3 maglie basse, 1, 2 e 3, 3 catenelle e 3 maglie basse. Due e tre. Ecco qui il nostro piccolo bordino. Continuate così per tutto il giro, quindi una maglia bassa, nell'archetto successivo fate 3 maglie basse, la sequenza è questa: 3 maglie basse, 3 catenelle, 1, 2 e 3. 2 e 3, 3 catenelle, 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Nella successiva una maglia bassa. Quindi proseguite facendo 3, in un archetto fate 3 maglie basse, 3 catenelle, 3 maglie basse. Nell'archetto successivo una maglia bassa e poi successivamente rifate un'altra volta 3 maglie basse, 3 catenelle, 3 maglie basse. Ecco qui il nostro top terminato, vedete come è venuto il bordino. Iniziamo la lavorazione della nostra bretellina andando ad avviare 60 catenelle. Io per il filato che sto utilizzando ho usato un 60 catenelle, che equivalgono circa 30 centimetri. Poi comunque vi regolate voi in base a come volete che scenda il top su di voi. Fatto il nostro giro di 60 catenelle, andiamo a riprendere il filo fucsia. Agganciamo il filo, eseguiamo una catenella, poi andiamo a lavorare. Andiamo a lavorare a maglia bassa, 60 maglie basse. Lavorate così per tutto quanto il filo di catenelle che abbiamo realizzato. Terminato la nostra lavorazione, ne fate esattamente un'altra uguale. Ecco qui, con l'attaccatura delle bretelline, il nostro top è terminato. Se avete bisogno di una maggiore comodità, potete effettuare degli aumenti
sui lati del vostro di questo top, oppure potete farlo al centro. Se lo fate al centro, lo fate anche dietro in corrispondenza, sempre in maniera proporzionale. Io, se avete domande, scrivetemi pure nei commenti. Io vi aspetto al prossimo video.